I tappeti di segatura di Camaiore non si fermano davanti alla pandemia. Nella notte precedente alla festività del Corpus Domini, fra il 13 e il 14 giugno, la tradizione si rinnoverà pur nel rispetto delle regole di contenimento del Covid-19. Le novità sono state annunciate dall'amministrazione comunale insieme all'Associazione dei Tappetari Camaioresi. I gruppi, 15 su 20 hanno aderito, più i ragazzi delle scuole, realizzeranno versioni ridotte dei tappeti all'interno di 7 chiese del centro storico e sotto il colonnato esterno del Museo d'Arte Sacra. La lavorazione avverrà in piccoli gruppi, con i dispositivi di sicurezza e nel massimo rispetto delle norme di distanziamento. Questi spazi non saranno aperti al pubblico durante la notte, ma sarà comunque possibile seguire la lavorazione grazie ad una diretta Facebook sulla pagina istituzionale del Comune. In piazza San Bernardino saranno proiettate le immagini delle passate edizioni. Le opere dei tappetari saranno visitabili nei giorni successivi in piena sicurezza, potendo accedere agli spazi in maniera scaglionata, dunque senza creare assembramenti. Siamo davanti a un fatto storico, perché è dal secondo conflitto mondiale che i tappeti si svolgono regolarmente nella forma che tutti conosciamo. Proprio questo ci ha spinti a non fermarci davanti alle difficoltà, così ha spiegato Massimiliano Turba, presidente dell'associazione, associazione che ancora cerca una sede in centro storico. Stiamo valutando alcuni spazi, dialogando con soggetti privati, ha affermato il sindaco Alessandro Del Dotto, che punta a trovare una casa stabile per i tappetari entro la fine del mandato nel 2022.